Se questo percorso deve andare avanti, e deve andare avanti, deve andare avanti, perché questo evento non è solo un grande evento trasportistico, ma come io ho detto in diverse occasioni, è un grande evento di riqualificazione urbanistica del territorio, alla quale noi non intendiamo rinunciare. E oltre ad essere un evento di grande riqualificazione urbanistica del territorio, è anche un tassello fondamentale per la costruzione di quella città metropolitana senza la quale non c'è futuro per i nostri territori e non c'è futuro nemmeno per la città di Napoli. È quello il nuovo modello di governo del territorio a cui bisogna guardare e che bisogna realizzare, per il quale la realizzazione, il completamento di quest'opera e di tutto quanto deve venire intorno è indispensabile perché si arrivi a questo risultato. Però se tutto questo è vero, noi dobbiamo garantire una condizione, Presidente. Dobbiamo garantire che questo percorso sia impermeabile, assolutamente impermeabile ad ogni forma possibile eventuale di inquinamento. Questo io lo chiedo perché in questi giorni a Napoli si sono verificati fatti di violenza criminale gravi che hanno toccato anche la città di Afragola. E da parte della stampa è stato fatto un abbinamento tra questi fatti e le questioni relative all'area TAP. Io non so, francamente, quanto siano fondati o meno questi riferimenti e questi abbinamenti. È una verifica che deve fare la magistratura ed è bene che faccia la magistratura. Ma visto che questo tema si è posto, io credo e dico che noi su questo terreno non possiamo permetterci incertezze, non possiamo permetterci dubbi, non possiamo permetterci che ci siano delle illazioni che possono andare a pregiudicare quello che si sta facendo. Quindi io le chiedo su questo il massimo dell'impegno per alzare la guardia quanto più possibile e per fare in modo che ci sia un forte potenziamento nel controllo del territorio e che ci sia un forte potenziamento di tutti gli strumenti di verifica preventiva delle ditte che intendono avviare delle attività in qualche modo connesse alla stazione o all'area della stazione.